Ciao ragazze, questo è il consueto appuntamento con la My Beauty Box del mese di luglio che mi è stata mandata. Vi faccio vedere che cosa troviamo all'interno. Box pensata ovviamente all'estate, appunto Summer Essential, così c'è scritto. Troviamo all'interno due prodotti di make-up in full size. Il primo è molto interessante, che è un rossetto matte Extra Comfort della marca Elan. L'idea è molto carina, è una full size che costa all'incirca 13,50 euro, c'è scritto 13,51 euro. La confezione appunto è così e io ho ricevuto il colore ruggine. Non so, penso ce n'erano due. Io sono stata un po' più sfigatina perché ho ricevuto il colore ruggine, ovvero questo colore che mi sta malissimo. Sembra tipo un cioccolato. Sì, sembra il cioccolato di Mulac. Sembra un po' Wonka di Mulac. Tipo cioccolato, il classico color cioccolato, che io ho già provato sulle mie labbra e mi sta malissimo, malissimo, mi invecchia un sacco. Peccato perché comunque l'idea era carina, però certamente mettere comunque un colore così autunnale, invernale, in una box dedicata all'estate, non so, stona un po' secondo me, nel senso potevano comunque mettere, se, forse c'era anche un altro colore rosato, però almeno potevano comunque evitare questo color cioccolato, visto che siamo in estate, e mettere un colore corallo, rosa, insomma così. Altro prodotto in full size è questo matitone di questa marca che si chiama Post Quam, che non conosco. Questo qui è una full size che costa 7 euro e promette lunga durata. E questo è il colore. Ha un color tipo oro. Così. Diciamo che dalla stesura si sente che è molto ceroso, molto oleoso, non so, come prima impressione non mi fa impazzire la stesura perché comunque sembra un po' troppo oleoso e quindi boh, vedremo. Poi c'era la possibilità di ricevere due prodotti, due mini taglie di Doposole della marca Elan. Io ho ricevuto questa qui, Voglia di Sole, altrimenti c'era la versione al monoide Tahiti. Questo qui comunque molto interessante, soprattutto adatto per questo periodo. Io non ne ho uno simile, quindi insomma fa sempre comodo ricevere un campioncino, una mini taglia del genere. E poi una protezione solare della marca Murad, che è un SPF 30, quindi comunque una buona protezione. Ho il free, l'unica cosa è che sì, è un piccolo campioncino comunque, eccolo qua, è un piccolo campioncino da 10 ml, giusto per provare, una prova. Ed infine un siero della marca Skin & Co, che è un siero illuminante. E dulcis in fundo, forse il pezzo migliore, un libro che comunque è molto carina l'idea del libro in estate, se si va al mare, in vacanza, eccetera, è sempre utile comunque avere un libro. Questo qui appunto è il libro, non so se lo avete letto, fatemi sapere com'è. E quindi questa era la box, questi erano i prodotti che c'erano all'interno, ve li faccio vedere tutti in una volta. Interessante la full size del rossetto, però appunto insomma, peccato perché comunque è molto interessante perché c'è all'interno del burro di karité, retinolo, filtri solari, petali di rosa, quindi interessante il rossetto, però purtroppo insomma il colore poco adatto per questa stagione. Io non lo utilizzerò neanche in inverno perché a me sta malissimo, quindi comunque lo regalerò. Diciamo che per questo mese per me è un ni, e fatemi sapere per voi se è un ni, un sì, un no. E noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!